Ciao ragazzi, sono Tamires e oggi vi racconto un po' della Spagna. Spagna nella sua generalità è una nazione bilingue. Dal momento che sei della sua comunità autonome, oppure gli stati, includono nelle loro rispettive leggi la coesistenza della loro lingua insieme al castigliano, spagnolo. Le lingue ufficiali sono il galiziano, il catalano e l'euskera. L'apprendimento della lingua spagnola è molto utile perché è la seconda lingua più parlata nel mondo. Oltre ad essere la lingua ufficiale della Spagna, è anche della Guinea Equatoriale e in tutta l'America Latina, ad eccezione del Brasile, che era stato colonizzato dai portoghesi. È anche parlato in paesi come gli Stati Uniti e le Filippine, e è un linguaggio più culto in Cina. La Spagna ha una popolazione di poco più di 46 milioni. È un paese membro della Unione Europea insieme al Portogallo dal 1986, la sua moneta è l'euro. C'era una canzone alla scuola per i bambini imparare geografia che era così: España se limita al norte con el mar Cantábrico y los montes Pirineos que la separan de Francia. Al este con el mar Mediterráneo, al sur con el mismo mar y el estrecho de Gibraltar. Y al oeste con el océano Atlántico y Portugal. Ai cinque gruppi climatici. Il clima atlantico-oceanico si verifica nella costa della Cantabria in Galizia. Il clima mediterraneo è il più abbondante, si estende la maggior parte della Spagna, est e sud. Le isole Baleari, i Celta in Melilla. Il clima continentale, questo clima si verifica nel centro della penisola, sono aree lontane dal mare. Il clima montano si estende ai luoghi dove ci sono alte montagne. Ad esempio, nel Teide e a Granada nevica. Il clima subtropicale si verifica solo nelle isole Canarie, perché non si trova nella penisola, ma nel nord dell'Africa e quindi è un clima più caldo. Ci sono 17 comunità autonome, che sono come gli stati in Italia, ma con le loro regole e alcune storiche. I due città autonome nel continente africano, le Isole Canarie, che sono un insieme di 7 isole che si trovano anche in Africa, e nella penisola le Isole Baleari, che sono 5 isole nel Mediterraneo. Qual è la capitale della Spagna? Madrid. E quale altre città importanti conosci in Spagna? Barcellona, Catalunya, Siviglia, Andalusia e Bilbao, Paesi Baschi. Sulla storia tra Spagna e Italia, durante il lungo periodo aveva rapporti e legame politico tra la Spagna e l'Italia, ci furono scambi economici. In periodi diversi, il Ducato di Milano, i presidi di Toscana, il Marchesato di Finale, il Regno di Napoli, Sicilia e Sardegna erano della Spagna. Sulla dominazione spagnola in Sicilia, il Regno di Sicilia fu formato nell'anno 1130 dall'antipapa Anacleto II, una monarchia che comprendeva, oltre alla Sicilia, anche alcune regioni meridionali della penisola italiana, come la Campania. Spagna ha perso il regno dopo la guerra di successione spagnola, Trattato d'Utrecht. Nel 1816 si formò il regno delle due Sicilie, governato da un rambo minore dei Borbone spagnoli. Nel 1848 una rivoluzione raggiungesse l'indipendenza del governo spagnolo,
stabilendo un governo autonomo. Finalmente, nel 1861, fu annesso alla Italia. Gli spagnoli inventarono il Mo, il Chupa Chups, il sottomarino, il bilardino, il calcolatore digitale, il coltello, la chitarra spagnola, l'alto giro, la sigaretta, la siringa, la funivia, la cioccolata calda come la conosciamo oggi, il libro elettronico, la sedia, la rotella, la spialatrice, il cocktail, la tuta dell'astronauta, il treno Talgo. Come curiosità, sapeva che la Spagna è tra il terzo paese più visitato nel mondo? In afflusso di turisti stranieri rimane solo dopo gli Stati Uniti e la Francia. La Spagna è elencata come il quinto paese al mondo con le maggiori infrastrutture ferroviarie e la seconda nell'Unione Europea. La Spagna è il paese numero uno per il numero di bar presente, davvero, ma è anche vero in altre aree più importanti, ad esempio nel trapianto di organi, dove siamo un riferimento globale, e anche nella produzione di olio d'oliva, con il 44% di tutta la produzione mondiale. Ed è l'unico produttore di banane in Europa. Dove è il faro più antico del mondo, che è ancora operativo? È la Torre di Ercolo e sta nella Coruña. Ci sono diverse leggende sulla costruzione di questo faro, ma la più nota è stata scritta dall'Alfonso X il Saggio. C'era un gigante che terrorizzava la popolazione, dal nome Gerione. L'eroe Ercole, figlio di Zeus, andò in aiuto degli abitanti. Uccise il gigante e gli tagliò la testa. Ordinò di costruire una torre per commemorare la sua vittoria nel luogo in cui la seppelli. Questa leggenda è presente dal 1448 sullo scudo della Coruña. Dal momento che appare da allora alla Torre di Ercole il gigante Gerione. La cucina tipica spagnola. 10 secondi per indovinare che cibo è? Ti dico in spagnolo: la tortilla spagnola, il bacalao piu piu, el arroz con tinta de calamar o calamares en su tinta, el gazpacho en la luz, la paella, la típica tapa española, la tarta de Santiago, que es un postre del Camino de Santiago, las orejas, otro postre, postre es dessert, el pan tumaca y el rabo de toro. Altri giochi, ragazzi. Completate la frase. Lettera A. Penelope Cruz Sanchez è vincitrice di un Oscar. Che cosa fa lei? Il B. Il migliore tennista spagnolo della storia è attualmente il secondo posto nella classifica mondiale. Chi è lui? Ha scritto il famoso romanzo Don Chisciotte della Mancia, che è probabilmente il testo di narrativa più venduto della storia. Come si chiama lui? La C. E la D? Filippo VI de Borbone, Grecia, è il re di una monarchia? Qual è il tipo di monarchia spagnola? Questa le dico io, è la monarchia parlamentaria. E in Spagna c'è il re, ma anche c'è un presidente del governo. Il re reina, il presidente governa.
Anche se guardate, c'è tante parole siciliane che derivano dallo spagnolo. Io ve lo dico in spagnolo come se legge. Anchoa, carniceria, carniceria, buscar, paloma, cuchara, semanas y cita. Animo, tutto andrà bene, ragazzi.